Ora vediamo invece cosa succede se ci sono forze esterne e in modo particolare se c'è l'attrito. Se non vogliamo pensare ai carrelli, forse è più semplice pensare a due pattinatori su una pista e il pattinatore A, nel momento in cui dà la spinta al pattinatore B, pianta i pattini per terra, quindi sfrutta l'attrito e rimane fermo. I valori numerici sono gli stessi di prima, mezzo secondo, 18 newton, le masse immaginiamo che siano le stesse. Cosa succede? Che il carrello B acquista la stessa quantità di moto di prima, 9 kg per metro al secondo, perché su di lui l'attrito non agisce. Invece A, che si è piantato per terra grazie all'attrito, è rimasto fermo, quindi la sua quantità di moto è rimasta zero. Allora la quantità di moto totale non si è conservata, perché prima della spinta era 0, essendo fermi due pattinatori, dopo la spinta invece è 9 kg per metro al secondo, perché si muove soltanto il pattinatore B. Dunque vediamo che se ci sono forze esterne al sistema, in particolare la forza d'attrito, la quantità di moto totale non si conserva più e non vale più il principio di conservazione della quantità di moto. Negli urti, in pratica, la quantità di moto si conserva sempre, quantità di moto totale del sistema. Questo perché, come detto prima, nel video precedente, negli urti si sviluppano forze impulsive molto intense, decine, centinaia, forse anche migliaia di newton, per tempi brevissimi, e se anche c'è un po' d'attrito, è comunque trascurabile rispetto appunto a queste forze impulsive. Quindi l'attrito si può trascurare, è come se le forze esterne non ci fossero, la quantità di moto totale si conserva. Un esempio di urto è quello tra biglie e sul tavolo da biliardo. Anche se c'è un po' d'attrito tra le biglie e il panno, quell'attrito è del tutto trascurabile nel momento in cui le biglie si urtano in quel brevissimo intervallo di tempo dove nascono intense forze impulsive tra le biglie. Quindi in un urto tra biglie si conserva la quantità di moto totale del sistema.